Sit-in di protesta sotto la sede del Comune di Teramo contro il nuovo piano dei parcheggi a pagamento elaborato dal commissario prefettizio Luigi Pizzi. La determina del bando che introdurrà i parchimetri è già stata firmata e prevede 18 licenziamenti su 27 lavoratori della cooperativa sociale Tercop, attuale gestore del servizio Strisce Blu nel centro storico della città. A protestare in strada contro una gara che manderà a casa decine di operatori c'erano anche i rappresentanti dei sindacati CGIL e CISL di Teramo, che insieme ai dipendenti della Tercop hanno poi incontrato il commissario per una possibile ma difficile mediazione. Qual è la situazione? Cosa chiedete? Cosa sperate di ottenere visto che già c'è una determina? Noi speriamo di ottenere condizioni migliori rispetto a quelle che sono previste nella determina e quindi nel bando che si prepara che il Comune sta predisponendo, perché il problema che noi poniamo è quello ovviamente della salvaguardia occupazionale e della possibilità per i lavoratori della Tercop di gestire debiti pregressi che si sono accumulati a causa della incapacità della politica cittadina di decidere. Oggi il commissario ha anche peggiorato, diciamo, l'inerzia di tutti i politici che abbiamo incontrato in questi anni, ovviamente in sedi istituzionali e per ragioni istituzionali. Chiediamo che siano riassunti tutti e 26 lavoratori. Oggi stanno facendo un bando che prevede l'occupazione per 9 lavoratori soltanto. Sarebbe, diciamo, una disgrazia per tutti quanti i dipendenti della Tercop, che noi conosciamo, che è una cooperativa sociale vera che sta su Teramo, sono tutte persone che vediamo da sempre e che rischiano non solo di perdere il lavoro ma anche il disastro economico, perché il debito che oggi la Tercop ha nei confronti del Comune ricadrebbe sulle teste dei lavoratori oggi attualmente impiegati.